Allora, amici di Zoologo Time, ben ritrovati. Nuovo video tratto da una live di Twitch su Interno 13. Amici di Zoologo Time, ben ritrovati. Nuovo video tratto da una live di Interno 13. Dopo la storia del logo Marvel, parliamo della storia del logo Hasbro. Nota marca ovviamente di giochi da tavolo, action figure, eccetera. Niente, io vi lascio al video. Come sempre, vi ricordo che sotto nella descrizione troverete tutti i link ai miei social e a quelli del canale di Twitch. Vi lascio al video e buona visione. Boom, Ciao. boom, boom. Amici Twitchers, come dico sempre, bentornati sul nostro canale Interno 13, qui per voi Elfo e Follo, con questa nostra nuova rubrichetta dedicata ai loghi. It's Esatto. logo time, siamo qua, siamo tornati. Ma prima di cominciare, mio caro, perché come al solito non è che abbiamo molto tempo, volevo fare un ringraziamento speciale, today, ai genitori di Follo. Perché lo hanno messo al mondo. No, è il suo compleanno. Auguri. Auguri a me, Volevo viva fare gli me, viva auguri me, qua. Volevo fare gli auguri qua. viva me. E giustamente, vedi, già la chat, volevo che ti facessero gli auguri. Chat, scrivete viva me Viva, e viva il niente, basta. Follo. Viva me. E Grazie, nulla, grazie. detto questo, fatti gli auguri e possiamo anche cominciare. Sono curioso di che cosa parliamo oggi, mio caro, a te la parola. Allora, dopo la prima puntata dove abbiamo parlato della storia del logo Marvel, oggi, visto che alle 9:30 inizierà la serata del tavolo da gioco, portiamo, giusto, perché comunque tu sarai partecipe di questa cosa, quindi parleremo di uno dei loghi delle case produttrici di giocattoleria varia, quindi che siano giochi da tavolo, che siano action figure, chi più ne ha più ne metta, ovvero la Hasbro, Hasbro per con la H davanti, quindi Hasbro. che in effetti fa un botto di cose. Esatto, che in effetti fa un botto di cose, poi nel senso, se uno è interessato andate a vedervi tutti i giocattoli e tutte le cose che vendono, perché sennò qua partiamo con le ore e non È un finiamo più. elenco infinito, ma infatti, vabbè, ma la conosceremo un po' tutti, cioè la conosciamo, Sì, insomma, la esatto. famosissima casa editrice. Va bene, Esatto. che cosa ci racconti? Allora, vi racconto innanzitutto che comunque è un'azienda molto vecchia perché è stata fondata nel 1923, quindi comunque ha alle spalle tanti anni di vita. È fondata negli Stati Uniti, precisamente a Pawtucket, Pawtucket, Pawtucket. nel Sì. Rhode Island. Quindi, Yeah. cioè, non è che è proprio un posto dove dici Famosi, minchia, pieno di esatto, gente. cioè, quindi comunque un'azienda che è nata in un posto abbastanza sconosciuto. Chiaramente l'azienda, essendo una grandissima multinazionale, essendo una grandissima azienda a livello di giocattoleria, ha sotto di sé altri marchi che non andiamo ad elencare perché, ripetiamo, dopo diventa veramente troppo. Basti pensare che appunto tanti giochi da tavolo e comunque tanti giocattoli sono per la maggior parte prodotti o da Hasbro o da Mattel, che sono i due grandi marchi Sì, del mercato della giocattoleria. sono i due grandi concorrenti, diciamo, Esatto. attuali e non solo attuali. Comunque dai, due nomi a caso, fa i giocattoli di Star Wars, fa quelli di Transformer, vedo qui, fa le Sì. Micro Machine, G.I. Joe, My Vai, Little Pony, ve lo ricordate? Vabbè. bellissimi My Little Pony. Cluedo, Monopoly, Tabù, Forza 4, cioè tutti i più grandi classiconi di giochi in scatola, li edita tuttora l'Hasbro. Esatto, diciamo che probabilmente rispetto alla Mattel ha un cerchio più grosso di azione, ecco, cioè mentre la Mattel magari si specializza più su le action figure, la Hasbro fa di Sì, tutto e di più. copre a 360 un po' tutto il mercato del giocattolo, sì, è vero. Esatto, quindi comunque l'Hasbro, appunto, essendo un'azienda con una ricca storia dietro di sé, in passato e sicuramente anche nel futuro, anche la sua identità visiva, quindi il logo principalmente,
ha subito numerose variazioni, 8 in particolare. Ci sono stati 8 loghi nella storia di Hasbro, okay, tanti differenti l'uno dall'altro, a parte gli ultimi 3 che poi vedremo, ma principalmente a parte questi qua, tutti gli altri si distaccano completamente l'uno dall'altro, come adesso andremo a vedere. Andremo a vedere. Quindi, il logo originale di Hasbro è stato progettato nel 1944, ok? Quindi per i primi anni fondamentalmente non c'era un vero e proprio logo. Okay. Esatto, anche perché negli anni, comunque negli anni 20, non è che fosse fondamentale come cosa nel mercato. Quindi, come vediamo, dalla stream che ci manda la nostra fantastica regia, grazie regia, grazie regia, come vediamo, a parte che è molto elegante obiettivamente, ricorda, sì, potrebbe quasi ricordare un ovale di, o comunque uno stemma di una qualche casa automobilistica, sì, o anche delle caramelle, mi ricorda, perché Hasbro mi ricorda un po' Haribo, quindi con questo font tutto bello cicciottello, bello giocherellino, con l'H, un bel corsivo, esatto, poi AB, ma perché giusto, non l'abbiamo HB, ma perché Hasbro in realtà sono gli Assenfeld Brothers, esatto, e poi è stato, si chiama così, esatto, e poi è stato semplificato in Hasbro. Quindi è uno slang, uno slang americano che è derivato dal loro cognome. Quindi vediamo. Questo molto semplice, carino, pulito, elegante. Esatto, in bianco e nero. Forse un po' poco da gioco? No? Cosa ne pensi? Sì, però ripetiamo che comunque in quegli anni lì, comunque dagli anni 20, 40, ma anche forse dagli anni 50, comunque il logo di per sé andava bene, tra virgolette, un po' quello che capitava, nel senso che bisognava dare comunque una certa identità al marchio, ma non era fondamentale, cioè che rispecchiasse quello che effettivamente l'azienda voleva comunicare, no? Perché infatti anche la sua evoluzione, quella del 1955, cambia. Adesso la regia sicuramente cambierà tutto, ma come vediamo si dista... No, non è quello della Marvel, regia. No, regia! Cosa mi fa? Spoiler! Regia, mi fa gli spoiler! Regia, mi fa gli spoiler! Sarà l'ultimo. Sei incasinato... È caduta la regia, Succede. Licenziamolo. Cambio regista. Regista 2. Cercasi urgentemente regista. Mandate il curriculum a interno13@gmail.com per la posizione di regista. Seguiteci sui social per darci il curriculum. Esatto, domani mettiamo un pool. Comunque, niente. Adesso la regia. Ok, grazie regia. Lo vediamo. Forse si è riassunto. No, regia, quello di prima andava bene. Bravo, fermati. Questo. Fermati. Allora. Questo è una scritta. Allora, sì, aspetta un attimo. Questo è un po' brutto, devo dire. È una semplicissima... Aspetta un attimo che ho un problema. C'è casino, sì, vai tranquillo. Non adesso. Ma intanto parlo io, ma questo è... Cioè, tra una mezz'ora. A me fa schifo. Allora, dicevamo, scusate... No, dicevo che a me questo fa schifo nel compleanno frattempo. Mi chiamano ogni ora. E quindi... Ma non ti preoccupare, è giusto, è la tua festa. Allora, sì, questo fa schifo, obiettivamente. nella sua semplicità, perché comunque è la scritta Hasbro in corsivo, però, come vediamo, è tutto sghingherato, fatto male. È brutto proprio. È brutto proprio, probabilmente... Perché? Ma in questo caso, secondo me, hanno avuto semplicemente una svista, o meglio... Non sapevano. No, a meno che sai cosa, scusami, sembra scritta da un bambino. Sì, cioè, oddio. Può essere che fosse la firma, magari uno dei due, magari l'ha creata semplicemente uno dei due fondatori e hanno deciso, come tanti hanno fatto, che usano la loro firma autentica, come ha fatto Disney, per esempio. Sì. Il primo logo della Walt Disney è la firma di Walt Disney. Sì, poi sì, si sì, è evoluta, sì. ma
la prima era quella. Sì, sì, sì. Quindi anche in questo caso, quindi che anche in questo caso, caso da pensare che sia stato scritto a mano da uno dei fondatori e abbiano voluto lasciarla così, cioè fatta male, sì, però teniamo conto che comunque un logo del genere probabilmente era usato su dei giocattoli, quindi scritto molto piccolo, quindi probabilmente anche gli errori di calligrafia. E in che anno siamo qua, scusa? Qua siamo nel 55. Nel 55. Poco dopo la guerra. E ok. Quindi, sai, anche qua i dettagli sì, ci sono, ma... Ma non ancora... Perché esatto. Dicevamo nella scorsa puntata che poi ovviamente tutte le aziende, cioè ci sono dei trend, diciamo, da seguire ogni tanto per rinnovare il marchio, la grafica. Sì, forse sì, nel sì, 55 sì, poi, adesso forse era un po' presto. Sì, però è chiaro che anche quello dipende sempre dal tuo marchio, la tua azienda, che cosa fa. Beh, certo. E se vuoi buttarti in quel mondo, nel senso che, per esempio, guardiamo il... logo del 59, che è quello dopo questo. Ok. Grazie regia, appena puoi. E semplicemente in questo, secondo me, che a mio avviso è il più bello della gamma dei loghi Hasbro, ma perché rispecchia che cosa fa questa azienda qua. Ah, ok. Quindi cominciano a interessarsi al fatto esatto. Che il nostro logo deve rappresentare anche in qualche esatto. modo che facciamo. E beh, è questo. In qualche modo. Più chiaro di secondo così. Me, esatto, secondo me questo qua, più chiaro di così, comunque negli anni 50-60, dove i primi cartoni animati, i primi disegni fatti in questo modo, no, delle mascotte, diciamo, vengono introdotti, ecco, questa... obiettivamente è la mascotte della Hasbro, ma che rispecchia anche in pieno quello che loro vogliono fare, ovvero vendere giocattoli per un ragazzino che si diverte, un ragazzino che ride. Sì. Chiaro, rimane comunque il marchio Hasbro sotto la maglia. Molto simpatico esatto, questo. Esatto, molto simpatico il marchio, la scritta Hasbro rimane bella arrotondata, quindi molto giocosa. Ben visibile e, anche, devo dire. Sì, ben visibile, perché comunque è anche qua monocromatico, quindi i primi tre sono rimasti, non mi ricordo se i primi tre, no, i primi quattro loghi sono rimasti monocromatici, quindi poi anche lì segna un'evoluzione, no, dal punto di vista della, il colore della comunicazione. Arriverà. Il colore arriverà, esatto. Immagino. Okay. Sì, arriverà, però appunto in questo caso la mission era quella di comunicare facciamoci riconoscere anche attraverso una mascotte, e non è sempre facile da fare. Quindi dopo il nostro caro bambino di quartiere, il nostro caro Spider-Man di quartiere, potrebbe essere Peter Parker obiettivamente. Comunque sì, questo ricorda in effetti, come hai detto tu, i cartoni animati che andavano un po' esatto. Quindi magari un Hanna Barbera, o più che cartoni animati, anche magari i fumetti, quelli dei giornali, no? Quelli che uscivano sui quotidiani. Vabbè, bravo, piccolo, esatto. è lo stile che un po' me lo richiama. Vabbè, Probabilmente vediamo. anche è stata anche una comunicazione a livello statunitense, perché questi disegni qua erano tipici dei giornali, appunto, negli Stati Uniti. Sì, quindi esatto. Anche lì è stato un susseguirsi di cose. Ovviamente. Beh, la poi... cultura è quella, quindi sì, certo. Esatto, è perfettamente colto il punto. Quindi nel 68 poi si cambia di nuovo drasticamente. Ok. Come è successo fino ad adesso, tutti i loghi dell'Hasbro non c'entrano bellamente uno con l'altro. Nulla l'uno con l'altro. Infatti ma notavo niente, che... ma proprio... Sì, ma da una per scritta sbaglio. al bambino, da... Vabbè. E poi arriviamo a questo, idee molto chiare. Sì. Dal bambino a questo, siamo nel 68, quindi iniziano un po' a prendere piede i giochi da tavolo o comunque i giochi con le figure geometriche. Sì, Infatti, cioè, questo sembra un po' più moderno, esatto, come scritta, come pensiero. Esatto.
Però ti dico, non mi non, a me non piace, cioè, non è ha perso di simpatia rispetto a quello prima, molto più serioso, sì. Però magari funzionale, perché se questo è l'anno in cui magari hanno cominciato appunto con i giochi in scatola e quindi un settore un po' più ampio e diverso, forse serviva... Sì, serviva avere un logo più... Esatto, più serio, più forte, comunicativo e non troppo bambinesco, mettiamola così, anche se non è il termine giusto, perché bambinesco non è, no, non è il termine giusto da utilizzare, però più giocoso. Infantile, ecco. Vabbè. Esatto, è bravo, ma, infantile, tra l'altro, come si chiama quel giochino con le asticelle, le palline metalliche che si incastrano? Del Geomag. Non sembra un po'... Potrebbe essere che sia... Lo facevano loro? Sai che non... Il Geomag lo faceva... Sai che forse sì, forse lo faceva... Perché magari faceva... è collegato... Intanto io cerco. Potrebbe essere, perché obiettivamente le forme ricordano... Ci sono quattro punti che potrebbero ricollegare al punto, chiave del magnete. E... No, però comunque... Geomag no, è proprio di proprietà Geomag. Ah, ok. Allora, cioè, è un'azienda... No, però magari glielo copiavo, che ne so, però sembrava, Sì. Vabbè, scusami, è solo una questione grafica che lo richiama parecchio, comunque. Sì, 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 richiama parecchio queste... Però potrebbe tranquillamente essere, vediamo se, se riesco a trovare qualcosa, nel caso lo comunicherò sui miei aggiorni. Social. Sui miei social. Iscriviti tra l'altro abbiamo bravo, tra l'altro abbiamo il comando in chat, vero? Guarda, lo faccio subito io, col punto esclamativo, non mi ricordo più, logo, credo. Ah, non era il punto esclamativo non mi ricordo più, no, conoscendomi punto esclamativo essere. Logo, ci ho azzeccato, ed è il comando per i link di questo bel baffetto. Io dico una cosa, al centesimo che si iscrive sul mio canale regalo una sub. Così. Ti sprechi proprio. Siamo a 91, siamo a 91, Andiamo avanti. Arriviamo a fine anno, arriviamo su questo... te lo auguro. Su questo abbiamo altro da dire, non mi sembra. No, direi che questo qua, vabbè, appunto un mosaico formato da triangoli, più serio. L'unica cosa da notare è che rispetto agli altri, a quelli precedenti, in questo caso la H è nettamente più grande del resto della scritta, mentre negli altri casi tutte le lettere erano alla stessa altezza. Sì. Ma questo quindi è uno di quei casi in cui magari la H la puoi anche usare da sola? Sì, 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 decisamente. In questi casi sì. È fatto apposta, quindi probabilmente. Sì, di solito in questi casi quando una lettera è tanto più grande delle altre, tendenzialmente perché poi viene usata anche da logo in altre situazioni. Di per sé. Esatto, come logo standalone. Ok, ok. Allora, va poi bene. Prossimo. Passano altri 10 anni. A ridere, a scherzare, a bere, e a giocare soprattutto. A giocare quello che si vuole. E nel regia, 78. Mandiamo il prossimo, vediamo. Sì. Eccoci qua. Guarda qua. Questo qua, allora. A parte che a me sembra un... non ti sento bene, sai? Questo me lo ricordo anche. Ah, ok. Ok, adesso ti sento. A me ricorda un bagno. Non so te, a me ricorda l'entrata di un bagno. Sì, in effetti, cioè, è tra motel, albergo, bagno... Un po' tutto, sì, in questo caso. Sì. Infatti devo dire che questo qua forse è uno di quelli, per quanto l'identità visiva sia abbastanza forte. Sì, sia abbastanza forte, perché comunque ci sono tanti elementi che vanno a ricordare che cos'è questa azienda. Quindi c'è la casa dove tu giochi, ci sono i due ragazzini che giocano, c'è la H grande di casa che potrebbe anche rappresentare per esempio un palazzo oltre che una H di Hasbro. Sì. Quindi ci sono tanti elementi. È molto familiare, cioè sicuramente mi comunica questo, però mica tanto. Sì, probabilmente in quegli anni hanno voluto dare più importanza alla famiglia e non tanto
al gioco in sé. Sa di fatto che questo è il primo logo ufficiale di Hasbro colorato, quindi dove, dove viene introdotto il colore azzurro, una tonalità di colore azzurro che poi piano piano, morbido. Anzi due tonalità di colore azzurro perché ce ne sono due di tonalità, che piano piano poi si evolverà in quelli, in quelli odierni. E... ok, che poi è proprio il colore Hasbro. Esatto, che poi è proprio il colore Hasbro. Sta di fatto che... scusa, mi ripeti l'anno, Qua siamo nel 78. 78. Quindi inizio anni 80, praticamente. Ok, infatti si vede, devo dire. Esatto, siamo molto sugli anni 80. E, quindi poi arriviamo al... aspetta che le date me le devo segnare perché sennò non mi ricordo niente. Già è tanto che mi ricordo quando sono nato, quindi... oggi ma oggi è facile, è il resto dell'anno, già domani è un casino ricordarselo, domani basta è già passata tutta l'euforia. Comunque nel 93 viene introdotta un sacco di anni, sì esatto, viene introdotta questa versione qua, niente di più semplice, cioè la tonalità di azzurro. La tonalità di azzurro di quello precedente diventa una tonalità praticamente azzurro oceano, mi sembra, o comunque sfondo blu mare. Vai. Sì. Quello una che comunque ha a che fare. Sola, esatto. E quindi qua non è che c'è molto da dire, nel senso che. C'è una scritta Hasbro ricavata in mezzo a una tinta unita. Cioè... esatto. Qua semplicemente il logo precedente. Il logo precedente è stato semplificato in questo, cioè quindi non c'è più il riquadro con dentro l'H, con dentro la casa, con i bambini, con la scritta, no, basta, riquadro con la scritta Hasbro, finita lì, cioè qua è stato proprio semplificato. Ma posso magari pensare che a questo punto, arrivati in questi anni, questo marchio sia ormai diventato talmente forte, talmente famoso, che chiaramente non ha più bisogno di farsi identificare graficamente, in quanto si identifica già da solo, quindi basta scriverti Hasbro così, in effetti, che ti devo spiegare? Cioè, esatto, cioè, quando ci sono queste modifiche tante volte perché ormai la tua identità è chiara a tutti, quindi anche se semplifichi il più possibile il logo, comunque sarai sempre riconosciuto. Esatto, cioè l'importante è il nome poi a quel punto. Esatto, a dispetto di... bambini o case, sì, case o famiglie, quello... robe, esatto. Giochi, non si capisce neanche più che è un gioco, cioè proprio perde del tutto, esatto. Perché infatti... il nome che già fa, sì, esatto. Però la cosa da notare è che questo logo non ha avuto gran vita, perché nel 98 viene già modificato, quindi probabilmente in questo che penso che tutti conosciamo più o meno. Sì. Penso che sappiamo tutti che tipo di logo è, e probabilmente in quello precedente è stato fin troppo semplificato, fin troppo reso serio, e quindi l'azienda ne ha anche risentito perché non ha avuto un riscontro positivo probabilmente nelle vendite, perché comunque è vero. Ma anche cioè perché dico comunque è troppo somigliante con altri, cioè mi è venuto in mente tipo quello della Siemens, piuttosto che, cioè, tinta unita scritta, voglio dire. Sì, facile. Cioè, non mi racconta niente di te. Esatto, qui almeno abbiamo pagato un grafico. Esatto, qui almeno hanno pagato. Non sono stato io, però, perché avevo 8 anni ai tempi, quindi... bellissimo il sorriso. Cioè, l'aggiunta del sorriso è molto... come esatto, elemento che poi, molto, molto che poi va a rifarsi ai primi, quindi in questo caso il sorriso è ripreso da quello del bambino, dal terzo logo che Hasbro ha utilizzato, quindi per ridare quella sensazione di famiglia, di gioco, di felicità. È tornata la simpatia anche qua. Esatto, è un tornata simpatico. La simpatia. È tornata la simpatia nel marchio, e non solo nei giochi che vendevano. Esatto. E la cosa bella anche è, secondo me,
e anche il font usato, che è un font creato apposta, se non ricordo male, è un carattere tipografico, no, non c'ho il nome, è un, beh, comunque è un carattere tipografico sans serif personalizzato, quindi è esclusivo di, sì, di Hasbro, cioè non, mm-hmm, non è utilizzabile da altri marchi o comunque sì, lo, sì, in sì, rete lo trovi, però vabbè, certo, si sono fatti il usarlo. Font, esatto, si sono fatti il font giustamente, perché così almeno sono riconoscibili ovunque, sì. E trovo anche curiosa, carina la cosa che comunque sia storto il quadrato. Sì, sì, sì. Per dare, come quel sorriso, per dare la sensazione di non troppo serio. Comunque, mm-hmm, è un'azienda che vende giocattoli. Certo, ti devi divertire. Ci sta. Quindi, niente, rimane il fondo color blu oceano, spazzatura notte. Sì. E più o meno, blu petrolio. Spazzatura petrolio, notte che... è fantastico, ok. Nuovo quello colore che volete, fate col contagocce di Photoshop, prendete il codice della vostra spazzatura, della vostra spazzatura, e esce quel colore lì. No, sai, come quando dicono a parte l'inno dell'Inter e tutti piangono, oppure metti il Shazam di fianco al cesso, tiri la scarico, così funziona anche quel colore di Hasbro. Però bando alle ciance, siamo alla fine, sì, perché tra poco inizia il gioco. Sì. Arriviamo all'ultimo logo, quindi all'ultima evoluzione che ha avuto il logo Hasbro, che tra l'altro è di non troppi anni fa, mi sembra del 2000, questo 2000... sì, mi sembra, aspetta, mi sono perso una data, figurati se non succedeva, vabbè, negli anni 2000, vabbè, insomma. Esatto, facciamo che negli anni 2000, questo è l'ultimo, una bellissima cosa attuale. Esatto, questo è quello attuale che, come vediamo, ha vabbè, il sorriso e la scritta Hasbro, quindi due elementi principali, sono rimasti praticamente uguali. Sì, no. Sì, sono più grossi, sono più grossi. Hanno, vabbè, hanno un'ombreggiatura sotto per farli risaltare ancora di più. E il quadrato da vero e proprio quadrato, quindi non sto facendo Vogue, da questi lati diventa tutto più giocherelloso, e quindi anche i bordi prendono un po' di brio. Intanto, esatto, grazie Roberta per il follow, benvenuta nel canale. Grazie. E quindi anche qui più dinamico. Prendono questi effetti un po' dinamici, un po' arrotondati, come vediamo poi tra l'altro anche nei vari lati rimane comunque un pezzo di quadrato eliminato, tra virgolette, mettiamola così. Mm-hmm. Che sembra in movimento proprio, gli dà proprio un senso di movimento. Esatto, gli dà quella sensazione di come se fosse traballante, come se fosse una gelatina di frutta. E ti dico, sembra ancora di più un volto grazie a questo esatto, taglio. Quello è il messaggio che comunque voleva essere dato al marchio. Quindi comunque dare anche questa sensazione che oltre al sorriso ci sia anche una specie di faccia. Cioè che tu con lo sguardo intraveda nella scritta Hasbro una faccia, perché la S, se vedi, potrebbe ricordare un naso, un disegno di un naso. Sì, 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 è molto più faccioso. Però. Esatto, e il verde, azzurro, spazzatura, petrolio di oceano praticamente diventa un gradiente, quindi va a sfumare verso un azzurro più classico. Tra l'altro, stesso azzurro che è stato usato nel primo logo colorato di Hasbro, quello con la casetta e i bambini. Sì. E niente... questo è il riflesso dell'azienda che adesso quindi valorizza le qualità, la tradizione. Perché niente, mira pura? Non ho capito perché quella sfumatura a quel punto in quest'ultimo logo, ma quella sfumatura probabilmente per dare
un tocco di colore in più, anche perché l'azzurro, quello che usavano prima, secondo me non è che fosse molto azzeccato per un'azienda che produce giocattoli. Ma infatti io avrei lasciato quello dopo, quel blu, quell'altro. Sì, sì, probabilmente. Mi chiedevo perché non una tinta unica, ma hanno fatto questo... Probabilmente per non dare uno stacco netto subito. Potrebbe essere che in futuro venga usato soltanto l'azzurro più chiaro, oppure che rimanga così, una cosa che tranquillamente potrebbero fare, perché ormai il logo è consolidato, quindi secondo me a un certo punto, anche se dovessero togliere il quadrato, la scritta e il sorriso... Ah, la scritta, certo, è come il discorso di prima, tanto ormai sei, sì, giusto. Esatto. Sei talmente famoso così che basterebbe già solo la scritta. Esatto, esatto, quindi... Complimenti a loro, oltre a fare dei bei giocattoli. Ah, beh, cioè, certo. Comunque hanno fatto anche dei bei loghi, quindi complimenti ai... Sì, ai, ma soprattutto l'ultimo proprio... Sì, l'ultimo è una bella evoluzione, sì. Con tanti riferimenti a quelli passati. Quindi esatto. Il fatto che ci siano riferimenti ai passati, come in tanti loghi tra l'altro, tantissimi loghi ci sono richiami al passato, anche questo devo dire sarà che... Sarà un logo comune. E con questa possiamo chiudere e andare. Ciao. No, Maria, io me ne vado. Vabbè, intanto, scusami. Intanto grazie ad Anna che ci ha dato la sub. Grazie, Anna. Mi dicono dalla regia, abbiamo aggiornato il nostro goal a video. Davvero? Io adesso, scusate, non lo vedo neanche. Ah, sì. Anch'io. Ah, mouse e tastiera. Bene, abbiamo un nuovo goal. Grazie a voi ci compreremo il green screen. Adesso, per favore, ci serve mouse e tastiera. Grazie. Esatto. Se vi iscrivete, ricordatevi che se vi iscrivete al mio canale di YouTube, centesimo alla sub gratis. Alla sub su Interno 13. Quindi voi aspettate, così. Appena vedete il 99esimo, cioè voi state lì tutti i giorni, appena arrivano il 99, tac, arrivate voi. Facciamo così, la metto più... Il 95esimo e il 100esimo avranno la sub. Ah, giusto per dare un po' di range di entro fine di anno, dai, cosa vi costa? Dovete solo fare iscriviti e attivare la campanellina. Dai, basta. It's logo time, abbiamo scritto dappertutto. Che cazzo. Esatto. Sì, ma poi a It's logo time devi dire le stesse cose, ma al contrario per l'Interno 13. Certo. Io ti controllo, Mi sembra ovvio. Infatti nell'ultimo video, in quello dove parlo del logo del Crotone, che tra l'altro ha vinto la prima partita in Serie A, non dico grazie al mio video, però potrebbe essere. Io ho fatto il video, non avevano ancora vinto, e hanno vinto. Tesoro, abbiamo sforato di 2 minuti, ci perdoneranno? Ma penso taglierò due dita. Penso di sì. Facciamo entrare chi ci deve dare il cambio, così noi ci togliamo. Esatto, io evaporo. No, perché... No, proprio oggi che è il tuo compleanno. Abbiamo un Dave, prossimo conduttore, pronto a darci il cambio, signori. Dov'è il nostro conduttore? Nel frattempo mi dicono: elfo contagiato da buona alla 13esima, spara battute a manetta. Però fossero battute decenti. Signori di Twitch.